Sono stata da sola per una settimana in un villaggio turistico fantasma. Come potete vedere, qua intorno è tutto chiuso, non c'è nessuno, sono da sola per chilometri e chilometri. Ecco com'è andata. Buongiornissimo da Rosolina Mare, in questo villaggio. Qui ci siamo solo io e il giardiniere, che si prende cura delle piante. Tutto vuoto. C'è solo la Wendy parcheggiata, poverina. Sarà una settimana interessante. Il tramonto, devo dire, abbastanza bello. La cosa bella è che non c'è un cane di nessuno, ci sono letteralmente da sola. Qua in mezzo potrei fare la qualsiasi cosa che probabilmente farò. D'estate questo posto, da quello che so, è pienissimo di gente. Tipico posto che poi viene popolato da un sacco di persone in vacanza. Dato che ovviamente non si ferma qua, ma c'è ancora tutta quella parte lì, tutta totalmente chiusa. Ci sono altri migliaia di appartamenti di là. Nei prossimi giorni andiamo in avanscoperta lì. C'è anche la piscina, che ovviamente è chiusa. Ma vediamo se riusciamo a entrarci. Probabilmente non si sente un cazzo, ma buongiorno, sempre tutto regolare, sempre tutto vuoto, si parte con questa giornata. E a proposito di città fantasma, direi anche spiaggia fantasma, sono da sola per chilometri e chilometri e chilometri di spiaggia. Quelli sono tutti impianti balneari totalmente smantellati in occasione dell'autunno. Bellissimo, si sta raga, da Dio, cioè è stupendo. Ok, vi faccio un po' di contesto, perché sono finita qua? Sostanzialmente una delle due agenzie per cui lavoro è di Chioggia, che è vicino a Padova, che è vicino all'Islanda. Dato che sarei dovuta stare a Chioggia per una settimana in ufficio, giustamente dovevo trovarmi un posto in cui dormire. E online ho trovato questa piccola casetta in un posto che si chiama Rosolina Mare, ed è esattamente dove ci troviamo adesso. E quando sono arrivata qui ho scoperto che di fatto il mio appartamento era uno di questi all'interno di questo mega villaggio turistico. Ma essendo ottobre, giustamente non c'è un cane di nessuno. E raga, vi giuro, soprattutto di notte sembra di essere in un posto fantasma. Quarto giorno qua nel magico villaggio fantasma. Mi sono resa conto di non avervi fatto ancora vedere la casa. Qua si parte dagli altri appartamenti, si entra verso la casupola, divano, TV, tavolino, cucina, frigorifero, luce. Si va verso di qua, c'è una lavatrice, camera che sto usando praticamente come armadio, infatti chiudete gli occhi, un pratico bagnetto, il letto matrimoniale con uno specchio, ciao. E poi da qui si esce di nuovo dall'altra parte. Qua c'è la mia Wendy e qui sempre il deserto più totale. Ma in realtà è arrivato un vicino. Due vicini, wow. Sarà perché è il weekend ed è tempo di andare in esplorazione. Andiamo a vedere se troviamo qualcosa nel villaggio e vediamo ufficialmente con me un villaggio turistico d'inverno con nessuno. Sentite che silenzio. Queste casette sono carine, cioè da fuori sono super carine, forse un po' più nuove di quelle di là. Ok, proseguiamo. Ecco, se io mi trovassi qua di notte, che è a quattro passi da dove sto io, un attimo d'ansietta, così. Qui nessuno, qui nessuno, qui nessuno. Qua c'è una parte interessante. Questo villaggio è così grande che ci sono non una ma due piscine. Vedete? Questa, la piscina, di un colore veramente improponibile, giustamente. È lì non usata da fine agosto, immagino. Invitante. Cioè, tipo che i navigli di Milano sono ancora più puliti. Quindi fino ad ora abbiamo visto tutta questa parte del villaggio. C'è ancora tutto quello, un'altra piscina, è gigante. E io sono da sola, tranne una signora là che mi guarda. Ah, un'altra cosa che ancora non vi ho detto è che lì invece inizia tutto un bosco. Facciamo che non ci andiamo da soli. Nel dubbio eviterei. No, volevo proprio giocare a calcio con tutti i miei amici. Ok, siamo arrivati tipo nella parte di reception con bar, ristoranti ovviamente e chiusi. E qua dietro c'è l'altra piscina, che da quello che ho capito è un po' più piccola. No, ovviamente sia mai che ci sia qualche anima viva. Sì, anche questa non mi sembra nelle migliori condizioni, tipo una laguna. Se dal video rende l'idea, ma giuro che stare da sola con tutto più è stranissimo, soprattutto considerando che d'estate invece questo è un posto pieno di gente, qui quasi dici raga levatevi un po'. Comunque questa è la situa di notte, per farvi capire l'ansia, tutto buio.
Un giorno, sesto giorno, qua a Rosolina Mare, sempre nel nulla più totale, ciao Wendy. Stamattina sono devastata, cioè non sto bene, non capisco perché. Secondo me ho preso freddo perché ieri poi sono andata a correre e ho paura di aver preso freddo perché comunque la temperatura non è delle migliori in questo momento, essendo ottobre. Qui, calma piatta come al solito, c'è però qualcuno che sta tagliando le piante. Adesso sono arrivate un paio di macchine, quindi diciamo che c'è proprio una popolazione allucinante. Adesso vado a lavoro e poi stasera dovrò far su tutto perché domani devo lasciare il posto e tornare a casina. Come avete visto, stamattina mi sono preparata, sono andata in ufficio, sono, non dico svenuta ma quasi, stavo malissimo, quindi sono ritornata al residence, ho dormito più o meno tutto il pomeriggio, salvo qualche mail che dovevo mandare per forza. Come sempre tutto tace e questo è il famoso bosco di cui vi parlavo. Adesso sto andando dall'unico bar aperto a Rosolina Mare a prendermi qualcosa di zuccherato perché sento che il mio corpo mi sta abbandonando. Cioè che se tipo io dovessi stare veramente male, qua non c'è un cane, nessuno che mi può salvare. Ultimo giorno nella casa fantasma, adesso sono qua che sto pulendo tutto quanto perché prima di andarsene, essendo comunque un appartamento, bisogna pulire tutto quanto. Ho fatto anche poi tutte le valigie. È tempo di andarsene, accidenti. Mi sono divertita però, è stato carino. Molto sciallo, molto rilassante. Sto ufficialmente lasciando la magica Chioggia. È stato un bel momento. Uscita in viale Mediterraneo.